Dopo la definizione dell'acquisizione del controllo indiretto della società di gestione dell'aeroporto di Comiso da parte della SAC di Catania, Avionews ha intervistato l'amministratore delegato Domenico Torrisi e il presidente Daniela Baglieri. Con i due dirigenti della società di gestione dell'aeroporto di Catania abbiamo parlato sia della situazione attuale e futura del principale scalo italiano in termini di passeggeri transitati, sia di quelle che saranno le prossime mosse a riguardo della creazione di un unico polo aeroportuale di tutta la Sicilia orientale. Il tentativo è quello di farli tornare a crescere trainati dalla spinta propulsiva che arriva dagli aeroporti maggiori come Catania, che nel 2019 punta a superare la soglia dei 10 milioni di passeggeri transitati, anche grazie ai numerosi investimenti fatti per migliorare la qualità dei servizi e modernizzare le infrastrutture. Di questo abbiamo parlato con l'amministratore delegato Domenico Torrisi, al quale abbiamo chiesto in apertura quanto SAC sia soddisfatta dei risultati ottenuti negli ultimi anni. La soddisfazione devono esprimerla ovviamente i passeggeri e i nostri soci. Credo che per i secondi sicuramente ci siano tanti motivi, perché ci sono 3 milioni di passeggeri in più in questi neanche 3 anni. E soprattutto abbiamo cercato, quindi rispondendo alle esigenze dei nostri passeggeri e quindi dei nostri clienti che sono le compagnie, di dare servizi migliori. Certamente non mi interessano soltanto i dati numerici, che pure ci lasciano molto soddisfatti anche in virtù del fatto che l'azienda sia inutile, che abbia un EBITDA molto importante, ma ci interessa, ripeto, lavorare sulla qualità dei servizi. Quali sono invece gli obiettivi che vi siete posti per il futuro? Per l'estate la stagione ormai è già presentata, quindi per la summer. Ci saranno ulteriori compagnie, ci sarà una crescita ulteriore dei passeggeri. Quest'anno, se tutto va bene, supereremo anche questo numero dei 10 milioni di passeggeri. Però parlando di network, sarà molto importante riuscire a fare un lavoro migliore di quanto non sia stato fatto sinora in relazione al sistema dell'aeroportuale Sicilia orientale, quindi riuscire a lavorare bene in maniera sinergica con Comiso, che ha enormi margini di sviluppo, allo stato attuale è assolutamente sottodimensionato rispetto alle proprie potenziali capacità. Su questo lavoreremo molto, abbiamo questo indirizzo che ci viene non soltanto dal nostro senso del dovere e da quello che dice il Consiglio di Amministrazione, ma anche da un indirizzo preciso e perentorio che ci viene sia da parte dei soci, sia come indirizzo politico dalla Presidenza della Regione. Quindi abbiamo un dovere chiaro, non ci sfuggiva prima, ce l'abbiamo ugualmente chiaro adesso, però adesso c'è una volontà unica di riuscire veramente a fare un lavoro sinergico. Che aspettative avete per la creazione del polo aeroportuale Catania Comiso? Come amministratore delegato io sono favorevolissimo a quello che è l'iniziativa, che l'input che ci hanno dato i soci in maniera unanime, che è quella di avviarsi verso questa unica rete che è proprio Catania e Comiso. C'è il vantaggio che tutti stanno remando dalla stessa parte, spesse volte capita magari di sentire alcuni soci vanno da una parte, un indirizzo diverso, la politica dice una cosa ancora diversa. In questo caso invece c'è unione, unitarietà di intenti, quindi non abbiamo dubbi sull'andare anche velocemente in quella direzione. Tra l'altro sappiamo bene che ci sono tante cose a fare, non solo, lo voglio sottolineare, dal punto di vista aeroportuale, perché le aerostazioni sono importanti, importanti il resto, ma anche in termini di intermodalità ci sono molte cose da migliorare. Dell'unica gestione aeroportuale di Comiso e Catania ne abbiamo parlato anche con il presidente di SAC, Daniela Baglieri, alla quale abbiamo chiesto per cosa sia importante raggiungere questo traguardo. Ma è importante per il territorio, ma è importante anche per la SAC, e quindi qui in qualità di presidente ritengo che il sistema Catania-Comiso sia uno dei motivi di sviluppo e uno delle ragioni per sviluppare sia SAC ma anche Comiso. E SAC come lavorerà nei confronti di Comiso, controllando indirettamente la società di gestione Soaco? E mi auspico e sono certa che questa governance non voglia soltanto tenere Comiso in termini residuali, cioè solo quando c'è l'Etna, ma invece dobbiamo fare leva proprio su Comiso e sulle potenzialità, proprio perché sia per Comiso, ritorno a dire, ma anche per la SAC, proprio perché in sinergia possiamo sviluppare traffico sia per noi che per Comiso. Quindi vorrei che non passasse il messaggio che Comiso sia soltanto, diciamo così, un tappo da promuovere soltanto quando ci sono delle necessità. Noi crediamo su Comiso e quindi su quello dobbiamo lavorare.
C'è il rischio che si creerà una concorrenza tra due scali nel momento in cui saranno aperte le rotte in continuità territoriale da e per Comiso? Le stime di Eurocontrol e di Aeroporti ci dicono che la domanda cresce, quindi non c'è un problema, diciamo così, non è un gioco io vinco e tu perdi. Non dobbiamo guardare in termini statici, la domanda dei passeggeri è crescente, quindi in termini dinamici si può soltanto sviluppare, anzi erodere forse passeggeri che vanno magari in altre destinazioni. Non è nel caso della rotta su Milano, però io immagino in termine molto del Mediterraneo, ecco, il mio obiettivo, la mia visione è quella di cercare di erodere e di attrarre passeggeri che magari vanno verso altre rotte. Ecco, su questo dobbiamo immaginare, quindi cerchiamo di dare una visione molto più ampia e di non essere, diciamo, provinciali nel guardare soltanto la nostra catchment area. Cosa si augura per il futuro del sistema aeroportuale di tutta la Sicilia? Diciamo che la Sicilia in realtà il piano nazionale ce lo ricorda che noi abbiamo due sistemi aeroportuali. Devo dire che forse noi come sistema orientale siamo un po' più avanti, proprio perché agevolati dal fatto che abbiamo già un controllo indiretto della SOACO. Io mi auguro che anche dall'altra parte ci sia, perché in realtà, e qui lo dico, insomma, ci sono delle economie che si possono fare e si devono fare, quindi altrimenti si perde e perde il territorio e perdono anche le società di gestione. Quindi anche come società di gestione collaborare e fare rete con altri è un modo per ridurre alcune diseconomie, per ridurre alcune costi e efficientare alcuni processi. Nel futuro, in quali campi vorreste investire come società di gestione per poter sviluppare ancora l'aeroporto di Catania? Beh, di Catania, allora, il mio sogno in cassetto è quello di avviare, di avere anche un'unità, ma lo stiamo facendo, anche sull'innovazione tecnologica, perché non dobbiamo dimenticare che il futuro di un aeroporto è anche cercare di avere maggiore innovazione tecnologica. Penso un po' a tutta la sensoristica IoT, penso alla cyber security, abbiamo già avviato dei lavori su questi, dei progetti, abbiamo vinto un progetto sui modelli predittivi di forecasting per la cenere dell'Etna. Quindi dico, questo è un modo anche di ripensare e di guardare un po' più in là rispetto, diciamo così, a un orizzonte medio di medio periodo, che è quello del contratto di programma.